Una bassa che mi dice. Dopo il vittorioso recupero contro l'Ancona, il Cittadella ospita il Cesena di Bisoli. Cesena che passa subito in vantaggio dopo meno di 5 minuti con l'esordiente Giuseppe Greco, appena arrivato dal Bari di Ventura. Il suo primo tiro con la maglia del Cesena di fatto si concretizza in gol, sorprendendo il portiere del Cittadella. Il Cesena che continua a spingere con volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo alla gran parata di Villanova, che riscatta l'errore precedente. Cittadella che cerca di farsi vivo dalla parte opposta con il calcio di punizione di Dallabona, pallone che finisce di poco a lato alla destra di Antonioli. Ancora Cittadella alla ricerca del pareggio, questa volta è Volpe che ha sul destro il pallone dell'1-1, ma fallisce clamorosamente così. Cesena che nel finale di tempo con Bucchi prova a offendere, ma questa volta Villanova si salva in calcio d'angolo. Si fa riposo sul punteggio di 1-0 per la squadra di Bisoli. Nella ripresa è ancora la squadra ospite a cercare con una certa frequenza il 2-0, questa volta è Giaccherini a sfiorare il palo. La Cittadella cerca di rendersi pericoloso con Ardemagni e Junco, questa volta il colpo di testa di Volpe non crea problemi a Antonioli, e poi a un quarto d'ora dalla fine arriva il grandissimo gol di Junco, non a rete per lui in questo campionato, sinistro imparabile per Antonioli, è il 14° gol subito dal Cesena in questo campionato. Cesena che viene raggiunto a quota 40 dall'Ancona, per il Cittadella un altro mattoncino verso la salvezza.